Non solo Covid, l'ospedale Santo Spirito di Pescara si conferma un'unità ospedaliera davvero di grande prospettiva. Avete oggi illustrato 2 anni di interventi in neurochirurgia, grandi risultati sono stati raggiunti. Sì, assolutamente abbiamo illustrato il biennio, oltre 1200 interventi l'anno, distribuiti per tutte le patologie, con logicamente una prevalenza delle patologie oncologiche, emorragiche, ma anche degenerative del rachide, di pazienti sia dell'Interland pescarese, sia pazienti dell'Abruzzo, ma anche pazienti che sono arrivati da fuori regione, circa l'8%. Logicamente questo è il frutto di una cooperazione e collaborazione con tutti gli altri colleghi, quindi ogni attività, se fatta in maniera multidisciplinare, riesce a produrre risultati ottimi ed eccellenti. Noi continuiamo a lavorare nel quotidiano e riusciamo a produrre attività che sono sicuramente dignitose, pari alla media, anzi direi forse anche superiore a quello che viene prodotto nella media delle neurochirurgie italiane. Abbiamo cercato di fare il meglio con tutte le difficoltà che sapete a livello locale e nazionale. Le nostre attenzioni sono poi migliorate nel corso di questi 2 mesi, perché chiaramente all'inizio tutti siamo stati presi alla sprovvista, tutto il paese è stato preso alla sprovvista purtroppo. Effettivamente questo ospedale, per aspetti oggettivi, è verosimilmente l'azienda ospedaliera, è la struttura ospedaliera più grande, più attrezzata di tutta questa regione. L'ospedale di Pescara ha i numeri per essere un DEA di secondo livello. Il problema della bambina di 11 anni che è arrivata un sabato pomeriggio con un'emorragia, era in uno stato comatoso, emiplegica, cioè non muoveva la parte sinistra del corpo, ne è la dimostrazione. Noi l'abbiamo operata, l'abbiamo embolizzata, adesso farà un minimo di rieducazione, ma la bambina ha recuperato tutto. Questa è l'espressione del fatto che noi in questo momento abbiamo comunque assicurato, con 2 percorsi completamente separati ma condivisi dal punto di vista culturale, abbiamo potuto assicurare tutte le patologie tempo dipendenti, tant'è vero che i nostri numeri di quest'anno durante la pandemia Covid erano pressoché sovrapponibili a quello dell'anno scorso.